Oddio mio! Ah, è freddissimo! Oddio! Ah, fa malissimo! Vai dentro, vai dentro, vai dentro! Aspetta! Sì, ha filmato, meno male! Ciao grandissimi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi vado a raccontare la mia fantastica avventura tra i ghiacci nella Lapponia finlandese. È stato un viaggio tanto bello quanto inaspettato, perché circa 2 o 3 giorni prima della partenza mi ha chiamato Roberto di Blueberry Travel, che è lo stesso tour operator che mi ha mandato in Giappone, che organizza questi fantastici viaggi in Nord Europa sia d'inverno che d'estate, per chiedermi di unirmi a loro per il prossimo viaggio in Lapponia. Non potevo ovviamente dire di no, anche perché Serena doveva già partire per fare dei video per loro, e quindi sono partito anch'io. Siamo decollati all'aeroporto di Malpensa, siamo atterrati ad Helsinki per fare scalo, abbiamo preso l'aereo che ci ha portato fino ad Ivalo, una cittadina sperduta nel nord della Finlandia, ben al di sopra del circolo polare artico, e da lì abbiamo preso un pullman che ci ha portato fino ad Inari e poi abbiamo proseguito fino ad arrivare al nostro fantastico hotel Korpi Kartano, un hotel che è ricavato da un'ex scuola elementare che ad oggi ospita i viaggiatori che si vogliono, diciamo, addentrare in questa fantastica terra per scoprirne le bellezze, la cultura, il cibo e fare tutta una serie di attività che si possono fare partendo proprio dall'hotel con il supporto dell'hotel, e sono veramente tantissime e una più bella dell'altra. Tutte quelle che abbiamo fatto ve le mostrerò all'interno di questo video. L'hotel, oltre che fornirti un alloggio e la pensione completa, tutto racchiuso all'interno del pacchetto, ti dà anche tutta una serie di attrezzature, come per esempio l'attrezzatura termica, l'abbigliamento che ti serve per affrontare quei climi, che è una cosa che vedremo poi più avanti, e cose come per esempio gli sci di fondo, gli slittini che avete visto all'inizio del video, e anche le ciaspole, ovvero le racchette a neve, che servono per aumentare la superficie d'appoggio del piede e impedirti di sprofondare così all'interno della neve fresca, che quest'anno era straordinariamente alta. Sono utilissime per fare delle fantastiche passeggiate all'interno della foresta che circonda l'hotel, che però da un lato si affaccia su di un lago che in inverno ghiaccia completamente e diventa un'infinita distesa di neve che è possibile percorrere con le motoslitte. Sere, ci hai fatto caso che sembriamo quelli che vanno a rubare le pensioni in motorino? Devo dire che l'escursione con le motoslitte è stata parecchio divertente. Vai a vedere dei paesaggi fantastici, e con le motoslitte, che sono anche piuttosto facili da guidare, ti diverti veramente tantissimo. E sono un po' complicate da guidare quando si tratta di neve fresca, però quello ci ha pensato Serena. Per il resto sono un ottimo modo per entrare in contatto con l'attrezzatura necessaria per fare questo genere di attività, e soprattutto con le temperature a dir poco polari. Infatti io non mi ero mai spinto così a nord in tutta la mia vita. Ero già stato in Finlandia durante il Natale 2011 per un viaggio di lavoro che non mi ha consentito di vedere praticamente nulla, e soprattutto mi ha deluso parecchio
parecchio perché, pur essendo sul circolo polare artico a Rovaniemi, a dicembre non c'era la neve. È stato molto triste, stavolta di neve ce n'era tantissima e soprattutto abbiamo registrato la temperatura per me più bassa di sempre. Il mio record era meno 25. A Mosca Natale 2012 stavolta siamo arrivati fino a meno 32 gradi. Provate a immaginarvi che freddo che fa a meno 32 gradi, che però non abbiamo registrato durante l'uscita con le motoslitte, bensì durante l'escursione all'allevamento delle renne. L'allevamento delle renne è stata un'escursione veramente molto bella, ma soprattutto completa, perché a livello naturalistico vai a vedere dei paesaggi davvero da sogno, e all'interno di quel bosco incantato abbiamo potuto vedere anche due bellissime e maestose alci. Sotto l'aspetto culturale è molto interessante perché i due allevatori che ti portano a cercare le renne all'interno di quella foresta, che in realtà è l'allevamento, il pascolo vero e proprio, ti raccontano un sacco di cose interessantissime sulla loro vita e sul loro lavoro. Le renne sono una grandissima risorsa, infatti ti forniscono non solo carne per mangiare, ma anche pellame e corna che perdono naturalmente, con le quali si possono fare un sacco di utensili. Una volta arrivati in uno dei tanti spiazzi dove loro ogni tanto portano da mangiare alle renne, tutti gli animali sono arrivati, noi abbiamo messo su un bel fuoco e ci siamo seduti tutto attorno per scaldarci un pochino le dita dei piedi e berci una bella tazza di tè bollente. A quel punto i due allevatori ci hanno raccontato un sacco di cose interessanti, la più curiosa delle quali è il fatto che le renne durante la notte dormono sempre sotto la neve, perché sotto la neve fa più caldo, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Infatti la temperatura sotto la neve è sempre di 0 gradi costanti, mentre fuori si arriva anche a meno 32, quindi diciamo che è un buon modo per tenersi caldi. Insomma, questa escursione è stata veramente bellissima, però non è niente in confronto a quella che vi faccio vedere adesso, ovvero l'Husky Safari.
di freddo alle mani perché non ho sui guanti da sci quelli più pesanti, dato che devo utilizzare le telecamere, quindi mi si stanno tipo congelando le dita. Rallenta, rallenta. Ok ragazzi, allora ci siamo fermati in quella tenda lì per fare una piccola pausa, riscaldarci un po' perché dentro c'è un bel fuoco caldo e ci hanno dato anche il tè che vedete qua. Prima di berlo però mi volevo mangiare questa specie di mini piada con sopra il salame di renna, che più che salame sembra bresaola, c'è sotto anche il formaggio che ho mangiato stamattina a colazione che è tipo Philadelphia e devo dire che è molto buono. Scommetto che i cani impazzirebbero se gliene dessi un pezzo, però siccome ho fame me lo finisco io. Mi bevo il tè e si riparte per l'ultimo pezzo prima di ritornare all'accampamento. Che dire ragazzi, il massimo, cioè la schizzafare è stata veramente il massimo. Di tutte le escursioni che ho fatto nella mia vita, questa è stata sicuramente quella più emozionante, perché ti ritrovi lì a spingere una slitta trainata da cani sul letto di un fiume congelato nel bel mezzo della Lapponia finlandese e ti rendi conto che sei veramente al top. Che poi questo viaggio è stato un insieme di esperienze uniche, a partire dalla motoslitta, poi ci sono state le renne, poi c'è stata la sauna finlandese, anche quella è incredibile, l'avete vista all'inizio del video, tu entri in questa cabina all'interno della foresta dove dentro ci sono 70 gradi e ti tuffi poi nella neve a meno 25 e pensavi di morire, in realtà ti senti rinato, una botta di adrenalina incredibile. E poi vabbè, con la schizzafare abbiamo raggiunto veramente il massimo. Io spero che questo video gli abbia reso giustizia, che vi sia piaciuto, l'abbiate trovato interessante. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, ringrazio ovviamente Roberto e Blueberry che hanno reso questo video possibile. Io vi rimando come al solito nella descrizione del video perché trova... Ah no, aspetta, mi sto dimenticando una cosa, l'aurora boreale. Vabbè, l'aurora boreale è una cosa talmente bella, è stato il momento più bello di tutta la mia vita, merita un video a parte, quindi in futuro avrete anche un video sull'aurora boreale. Per ora sì, vi rimando alla descrizione dove trovate il link alla canzone, le attrezzature utilizzate, i miei riferimenti, quelli di Blueberry, e poi sul canale trovate anche gli ultimi due video pubblicati, uno del Giappone e uno di Mombello, andateveli a vedere se avete voglia. Per il resto ci vediamo settimana prossima con una nuova avventura. Asia, è il tuo momento. Voglio tuffare. Posso? Tra l'altro mi stavo dimenticando una cosa importantissima, ovvero che io e Serena assieme a Roberto e Blueberry stiamo seriamente pensando di organizzare un viaggio con gli iscritti esattamente uguale a questo per il prossimo inverno. Quindi se vi piace l'idea e volete essere dei nostri, fatemelo sapere con un commentino qua sotto.